Uno dice accoglie. Figuriamoci. Solidarietà prima di tutto. Empatia e umanità. Non scherziamo. Apri all'estraneo che bussa alla tua porta in cerca d'aiuto. Non stare lì a domandarti chi è, cosa ha fatto, da chi fugge. Non badare all'età, al colore della pelle e neanche a quello delle mutande, specie se hai addosso solo quello. Intanto salvalo. Anzi, salvala. Esci da quell'uscio piccolo borghese che ti separa dal mondo reale dove la gente vera lotta per vivere. Liberati dalla paura di perdere i tuoi meschini privilegi, di comprometterti. Per una volta, fa qualcosa di giusto. Accidenti. Trascura l'eventualità di poterti rendere complice di un reato o di beccarti un'accusa di sequestro di persone, magari anche di stupro, se poi viene fuori che la ragazza che hai nascosto in casa non ha ancora 18 anni. Tra un po' vi dico cosa penso di questo bel discorsetto. Per ora stiamo al dialogo appena cominciato fra me e il carabiniere trafelato che un attimo fa ha suonato alla mia porta. Per caso ho visto una ragazza in mutande, con i capelli corti e il seno pronunciato, diciamo una terza? Prego, rispondo, aspettandomi che il servitore dello Stato realizzi l'effetto surreale della sua domanda e ricominci da capo, magari scusandosi e spiegandomi di cosa parla. E invece quello insiste. È al corrente che due piani sopra di lei, segnatamente al quarto, c'è una casa d'appuntamenti? Segnatamente no, rispondo, mentre dai piani superiori arriva un tipico scalpiccio di retata, con porte che sbattono, squittii di protesta, schermaglie penose di io la denuncio, lei per favore rientri in casa, non c'è niente da vedere, che poi la frase gli attira di più i curiosi in assoluto. Non mi toccare, stronzo, vecchio classico del cinema americano, secondo me la dicono a prescindere. Sono un medico, bellissima. Ma cosa fate? Questo è un bed and breakfast. È la prima volta che vengo in un posto simile, lo giuro, e così via. Ah, davvero? Quindi non lo sa? Fa lui accompagnandosi col ghigno che potrebbe usare con un frequentatore abituale di bordelli arrestato una dozzina di volte nell'ultimo semestre. La smorfia gli scopre una finestrella di denti nell'angolo destro della bocca, dettaglio che fa scattare un'immediata somiglianza con qualcuno che avrò visto decine di volte, ma al momento non ricordo chi sia. Ha ragione, come faccio a non saperlo? C'è una targa così davanti al portone. Stringe gli occhi, scrutandone la memoria. Niente niente l'avessi vista davvero, quella targa. C'è anche scritto. Continuo, incasellando blocchetti immaginari di parole nel rigo virtuale della frase che traccio per aria usando l'indice e il pollice a modo di misurino. Casa d'appuntamenti. Quarto piano. Si riceve su appuntamento, il che peraltro mi pare anche logico. Ci pensa sopra, lo giuro. Non faccia lo spiritoso. Mi bacchetta mentre dai piani superiori sentiamo distintamente «Sono i miei amici che mi hanno organizzato l'addio al celibato, io non ne sapevo niente». Stia a sentire, mi irrito. Si presenta alla mia porta facendomi una specie di terzo grado su bordelli condominiali e ragazze in mutande. Fin qui mi pare di essere stato molto paziente, specie se teniamo conto del fatto che non ero tenuto ad aprirle. La chiudiamo qui o vuole che prenda altre iniziative? Alza le sopracciglia. Che sembrano baffi, tanto sono forte, tra l'altro. Per esempio, quali iniziative? Bella domanda. Sto elaborando una risposta abbastanza vaga da risultare giuridicamente plausibile, quando l'occhio dell'improbabile detective cade sulla targhetta fissa alla mia porta. Ah, un avvocato! Esclama come se avesse capito una barzelletta in ritardo. Adesso sì che ho paura. Accuso un lieve annebbiamento della vista. Ok, mi ha davvero rotto. Di nuovo quel ghigno, Aldo Maccione, ecco a chi somiglia. Potrei accusarla di oltraggio per questa frase, lo sa? Perché non di vilipendio alla divisa, già che si trova? Ci pensa su, ancora. Però devo riconoscere che lei è simpatico. Ricambio, anche perché lei sembra il gemello di Aldo Maccione. Di chi? Aldo Maccione, non lo conosce? No. Sono fotogenico, Corrado Pozzetto? Perdiamoci di vista, di perdone? Avanti, è impossibile che non lo ricordi. Un caratterista strepitoso. Faceva sempre l'impresario trucido, con il ghigno del truffatore e la mano continuamente sulla patta. Ah, ma davvero non gliel'ha mai fatto notare nessuno? Eh no, non ci credo. Siete identici, glielo giuro. Guardi Due cuori e una cappella. Lì è un ex carcerato che si accorda con la moglie, interpretata dall'incontevole Agostina Belli, che rimorchia Pozzetto al cimitero per fregargli dei gioielli che ha ricevuto in eredità. Grazie, ho capito. Cercherò senz'altro di recuperare questi film.
In quel momento, ai nostri piedi si materializza Alfonso Gatto, il gatto del cortile che ha fatto della mia casa la sua dépendance, che ci guarda dal basso uno alla volta. «E tu di che ti impicci?» gli dico. «Lo vedi che sto parlando con il signore?» Lui inclina l'orecchio sinistro, sempre così quando gli parlo. Poi alza la testa verso Aldo Mancione e lo guarda in un modo così inequivocabilmente disgustato che quasi mi mette in imbarazzo. «Su, torna nelle tue stanze!» Faccio per scostarlo col collo del piede, che lui prontamente scavalca per riaccomodarsi sulle chiappe. Questa sfacciataggine dei gatti nel disubbidire mi dà un fastidio, ma un fastidio! Aldo Mancione sorride. «Ma lei si chiama davvero malinconico?» Mi trattengo un attimo a leggere la mia targa prima di rispondere. «Ma che? Un soprannome! In questo palazzo si usa così. Infatti al primo e al secondo piano abitano Aniello Pittore, geometra ma sprayer a tempo perso, e Umberto me lo tengo per bellezza, noto gigolò attualmente in sabbatico. Poi ci sono io, che mi intristisco per niente».